Ciao a tutti, sì, sono sempre io, sono vestita, truccata e stessa postazione del video precedente. Mi ritrovo ad avere molto tempo e quindi mi sono messa a girare anche questo video che, nonostante io ne abbia fatti a tonnellate di questo tipo di video, voi continuate a richiedermelo e io sono felice comunque di fare anche un aggiornamento, perché comunque sia le applicazioni sul telefono, le cose che ho dentro cambiano molto rapidamente. Se non avete visto gli altri video di questa categoria, ve li lascio nella scheda informazione che sta o qui, non lo so. E adesso possiamo cominciare con il video. Questo è il mio telefono, è un iPhone 6S Plus da 64 GB oro, non so. Forse da qui si vede un po', ma questo già lo sapete se mi seguite, avete visto gli altri video, ve lo ripeto. Vi dico subito, già da adesso, che tutti gli sfondi che vedrete, sia questo sia quello interno poi, sono stati presi da WeHeartIt, che è un'applicazione che poi vi farò vedere dopo. La cover in questione è Pink di Victoria's Secret, e se vi interessa vedere le altre cover che posseggo, vi lascio anche di questo il video nella scheda informazione. Detto questo, passiamo alle applicazioni. Questo è il mio telefono, come vi ho fatto vedere già prima, e il blocco schermo è questo qui, che è una sorta di tessuto cromato, non saprei, comunque ci sto andando in fissa e ne ho già cambiati tipo 4 di questi, sempre sul mood cromato, e mi piace tantissimo. Poi lo andiamo a sbloccare, ok? E lo sfondo che invece ho qui è questo qui, praticamente delle nuvolette tutte rosa, che è meraviglioso, io sono fissata con rosa, non so se avete visto i miei capelli. E quindi passiamo alle applicazioni. Allora, nella barra qua sotto ho telefono, Instagram, che vi faccio subito vedere il mio account, se volete seguirmi e ancora non lo fate, eccolo qui. Tra l'altro vi ringrazio perché abbiamo superato i 100.000 followers, tipo, cioè, la meraviglia. E queste sono tutte le foto, insomma, se volete seguirmi oltre che su YouTube anche su Instagram siete i benvenuti. Poi c'è WhatsApp e la cartella Life, che praticamente è tutta la mia vita davvero. Sono queste due applicazioni per la musica. Questa è la musica standard che c'è in tutti gli iPhone, mentre questa è l'applicazione con cui scarico le canzoni sempre. È gratuita e si chiama TD Downloader, e praticamente, vedete, vi fate la vostra cartella e qui ci sono tutte le canzoni che volete scaricare da YouTube. Poi passiamo invece a quelle che ho nella prima schermata. La prima naturalmente è Safari, fotocamera, foto, messaggi, calendario, che uso tantissimo come agenda, poi note, il meteo, che come vi dico sempre nei WhatsApp iPhone preferisco a quello normale che c'è già preinstallato nel telefono, che invece è questo qui meteo. E qui, non utile la prima cartella, ci sono tutte le cose preinstallate dell'iPhone che appunto non utilizzo. Poi abbiamo qui cartella navigatori, io sono fissata tipo con i navigatori, quindi ho questo qui, le mappe, quello classico, e poi ho Google Maps. Ne ho due perché mi piacciono diverse funzioni di entrambe le applicazioni, quindi le tengo tutte e due. Poi c'è orologio, iTunes Store, impostazioni, App Store, aree clienti 3, perché come vedete sono della 3 anche se non mi piace, ma vabbè. E poi l'Automaticard, dove gestisco la mia PayPal, vabbè, insomma, per la carta. Poi passiamo alla seconda schermata. C'è la prima cartella che è utile, dove ho queste applicazioni qui. Qui c'è la mia email, appunto My Mail, dove potete accedere con qualsiasi tipo di mail, libero, Hotmail, eccetera eccetera. Poi la rubrica, contatti, calcolatrice, currency, che è praticamente, vi corregge la valuta in base anche al periodo, quindi se volete convertire gli euro in dollari, insomma, potete farlo, e questo è quello con cui mi trovo meglio in assoluto. Poi traduttore di Google, traduttore, questo è migliore, però con questo riesco a tradurre dei testi un po' più lunghi. PayPal, Dropbox, spazio, trovo iPhone, libero mail e Gmail. Poi la cartella foto e co, che penso sia quella più piena, anche se ne ho eliminate parecchie, dove ho Retrica Pro, Typic, Visco Cam, Over, Facetune, Makeup Plus, Moldiv, Viva Video e Boomerang. Quelle che utilizzo di più
sempre per modificare le foto, ad esempio su Instagram, sono ViscoCam e Facetune. Questa qui è a pagamento però, e poi anche Boomerang, però adesso l'hanno messo anche direttamente su Instagram. Poi c'è PhotoMiro, Bitmoji, questo qui è collegato a Snapchat, poi lo vedremo dopo, e iColor. Questo qui me lo chiedete sempre, 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 ed è quella applicazione che utilizzo per fare l'effetto specchio una foto, come potete vedere. Poi c'è la cartella YouTube, dove ho YouTube l'applicazione e Studio. Poi c'è la cartella social, dove ho tutte queste applicazioni qui. Facebook, Twitter, che anche qui vi faccio vedere se volete seguirmi, come mi chiamo. Ecco qui, 190513 Dream. Naturalmente commentiamo sempre molti programmi, molte cose. Vi aggiorno anche quando escono dei nuovi video. È molto interattiva e mi piace molto. Messenger collegato a Facebook. Pagine, anche qui se volete seguire la pagina di Facebook, dove sempre vi avverto delle cose del canale, è questa qui. Poi c'è Seguaci, che è molto utile perché praticamente vi fa vedere tutte le cose collegate al vostro Instagram. Poi Periscope, lo conoscete tutte penso, e Repost, che è collegato a Instagram. Poi ho la cartella Coolpic, dove ho We Heart It, che vi ho nominato all'inizio del video, dove appunto trovo gli sfondi. E per trovare gli sfondi basta che nella ricerca mettete backgrounds, eccolo qua, e vi usciranno tutti questi sfondi, ce ne stanno tanti naturalmente. E poi c'è Pinterest, che utilizzo un po' per la stessa cosa e anche un po' per cercare le unghie o le ricettine, insomma è molto molto carina. Poi la cartella della musica contiene queste applicazioni qui, Music X Match, che praticamente questo qua è troppo bello perché vedete, lo potete collegare sia a Apple Music sia a Spotify Premium. Io di solito lo collego sempre a Apple Music e praticamente vi trova tutte le canzoni che avete sul telefono, vedete, e vi trova il testo più la traduzione. Cioè è bellissima. Poi c'è Shazam Ringtones 1, che è per creare le suonerie, ma è un po' complicata, infatti l'ho usata una volta poi basta, però mi piace. Poi Spotify, che è molto carina, però io mi ci trovo molto meglio sul computer perché naturalmente è gratuita e vi fa sentire tutte le canzoni, mentre invece sul telefono dovete per forza avere la versione premium per ascoltare magari le canzoni che vorreste sentire, altrimenti potete ascoltarle shuffle, quindi un po' a caso. Questa tra l'altro è la mia cartellina delle canzoni preferite, se volete cercarla, sinceramente non so come si faccia, però basta credo che andiate sul mio profilo. E questo è tutto. Poi abbiamo la cartella giochi, in realtà non ci gioco quasi mai, però li ho perché ogni tanto magari quando non faccio niente li uso. Ho Candy Crush, Subway Surf, Skyburger, Order Up, Dumps Ways 2, Crossy Road. Poi la cartella giriamo il mondo. Come vedete ci ho messo qua un mappamondo. Ho tutte le cose che servono per andare in giro, quindi Roma Bus, Move It, che servono per i mezzi pubblici, Around Me, Locomotimes, Uber, Airbnb e Terremoto, visto gli ultimi fatti accaduti, l'ho riscaricata. Praticamente questa è troppo figa perché vi dice tutte le scosse, anche più piccole che ci sono state, e quelle un po' più alte ve le segnala in questo modo. Mi è stata molto molto utile. Mentre questa qua serve per cercare le case in giro per il mondo ed è molto utile. Uber, penso la conosciate un po' tutti, è tipo un taxi che puoi chiamare quando vuoi, colleghi la carta all'applicazione e cala i soldi direttamente da quella. L'ho usata moltissimo a Londra e mi ci sono trovata benissimo. Poi ho la cartella shopping, da brava maniaca compulsiva di shopping, quindi ho eBay, questo qui è quello inglese, quello è quello italiano, subito.it, TripAdvisor, Depop, AliExpress, Depop, che se volete seguirmi l'ho riaperto e mi chiamo in questo modo, Ila0203 tatino basso official, e tra poco metterò qualcosa, quindi cominciatemi a seguire. Poi AliExpress, che è la mia nuova ossessione, IKEA Store, Amazon, Ticket One e Apple Store. Poi ho Vario, questa cartella ci tengo proprio, cioè di tutto e di più. C'è Big Day, che è quello per il countdown dei giorni, non mi ricordo anche cosa avevo messo, ah, Natale, bellissimo. Poi ho i consigli della nonna, questo qua nonna mobile, Pitchfork Light, quello del ciclo, poi Google, Genius Scan, Sing Now, questi mi servono per dei documenti, poi Astri, io sono fissata con Paolo Fox e naturalmente lo leggo tutti i giorni, poi Photo Vault, tipo dovete mettere delle foto segrete o magari avete qualche pin, lo mettete qui e ogni volta che dovete accedere all'applicazione vi chiede il codice.
Poi questo è SO card dove tenete tipo tutte le carte. E qui è Samsung Scan, qualcosa del genere. Mi serve per collegare la macchinetta al telefono per mandare le foto. Poi questo qua TV e cinema, che è una delle mie preferite. E c'è il The Space, che è il cinema dove vado sempre. Poi Dplay, questo qua è per i programmi tipo Surreal Time e insomma cose del genere per rivederlo. MTV Next, Todo Movies è una delle mie preferite, ve ne ho parlato anche nel video, quello le mie applicazioni della vita. Se mi conoscete sapete che sono fissata, patita, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente dei film. E quindi praticamente qui la lista di quelli da vedere. Potete metterli, vedete, attraverso la data di rilascio, l'aggiunta e per iniziale. Io ad esempio ho messo, vabbè, Avatar, che ve lo dico a fa, 2 e 3, io non lo so, sono emozionatissima. E Star Wars, Spider-Man, Wonder Woman, insomma qui ci sono tutti i film e naturalmente questi sono quelli che voglio vedere. Mentre qui ci sono quelli che avete già visto, che sono molti, 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 molti. Poi c'è Super Guida TV e Guida TV che sono invece per la televisione. Poi ho quest'altra cartella che si chiama Hit, dove ho Justin per ordinare il cibo a casa, poi McDonald's e Burger King. Poi ho la cartella Style, dove ho un po' di cose sempre inerenti al beauty e cose del genere. C'è Kiko, Sephora, Maquillaia, H&M, Asos e Pandora. E poi arriviamo a queste applicazioni qua, che sono quelle tra virgolette che utilizzo maggiormente e che quindi ho sempre sotto occhio. La prima è Snapchat, che ve lo dico a fare se ancora non mi seguite, cioè andate a seguirmi perché ragazzi vi perdete il mondo. Mi chiamo IlaMakeup02 molto semplicemente, mi trovate con questa bellissima faccina qui, oppure fate lo screen adesso e poi aggiungetemi tramite lo Snapcode. Cioè davvero io ci passo tipo tutta la mia vita e ho un sacco, un sacco di storie. Poi, SIDAQUIZ APP, che se non avete visto il video sulla patente non saprete che cos'è. Eccoci giunti al punto che vi dicevo in quel video. Questa qui è l'applicazione per quanto riguarda i quiz della patente che mi ha dato l'autoscuola. E come potete vedere, eccola qui, questo è il nome. E è strafiga, cioè davvero io la adoro follemente. Come sapete, o se non lo sapete, insomma adesso lo sapete, ho passato l'esame di teoria. E quindi questa mi è stata molto utile perché vedete ho fatto un sacco di test. Questi qua sono quelli facsimile dell'esame e come vedete quelli verdi sono quelli che ho passato e quelli rossi no. E all'inizio c'è stato un bordello di rossi, ma vabbè. Quindi questa è la famosa applicazione. Poi c'è Driving School, che è tipo una sorta di giochetto sulla guida. Zaful, che è una nuova applicazione del sito che vende i vestiti e quindi mi piaceva avere l'applicazione. E poi Clue, che se non la conoscete è sempre un'app relativa al ciclo, insomma per noi ragazze. Quindi questo era tutto per quanto riguarda le cose che ho sul mio telefono. Se il video vi è piaciuto, thumbs up e iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!